Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nella prima parte delle Torri Tetre, ma ovviamente non si chiamerà prima parte, si chiamerà B1. Allora, lavoro da idraulico. Il meccanismo delle torri è inattivo. I fantasmi devono averlo danneggiato. Per cercare il prossimo frammento di luna scura dobbiamo rimetterlo in funzione nell'idrogeneratore. B2, lavoro da idraulico. La nostra avventura ti porta a esplorare un nuovo edificio, Luigi. Non sei contento? Io sì, perché è uno dei miei edifici preferiti, se non il mio preferito. No! Oh! Dai, su, dov'è il tuo spirito d'avventura? Non siamo neanche a metà strada. Bisogna contenere quei fantasmi prima che infestino tutto l'universo! Addirittura. Cioè, piccoli come sono, vanno a conquistare tutto l'universo. Ho capito che sono tirati in anime, ci sono certi colossi, cioè creature che... Vabbè, sicuramente in questo mondo ci sono creature ancora più potenti dei fantasmi. Comunque, nell'universo di Super Mario, comunque, c'è un solo modo di rimediare a questo guaio, riportare la luna scura al suo posto nel cielo. Il parascopio ha localizzato il prossimo frammento da qualche parte nelle Torri Tetre. Sono abbandonate da tempo, quindi pullulano di piante esotiche e naturalmente di fantasmi. Sono davvero in cattive condizioni e a quanto pare il sistema idraulico è guasto. Se solo ci fosse un idraulico da queste parti. Luigi è un idraulico insieme a Mario. Vedi, le Torri Tetre sono dotate di un complesso sistema idraulico. Fuck, comunque, perciò la prima cosa da fare è controllare l'idrogeneratore. Si trova proprio lì, facile. E cerca di acchiappare nuove specie di fantasmi, ovviamente. Buona fortuna, figliolo! E siamo pronti per esplorare un nuovo palazzo, un nuovo edificio. Eccole! Le due torri. Secondo me questo qui è uno degli edifici più belli. Se non il più bello. Ogni volta che penso a questo gioco, penso sempre a questo edificio. Mi sa che è il mio preferito. Vabbè. Chiave! Per scoprire che qui, un attimo, è chiuso. Qui non ci dovrebbe essere l'acqua. Oro. Cerco di controllarmi in giro per prendere più massimo possibile. Oh, abbiamo un fantasma nell'idrogeneratore. Che lì ha della strana melma. Mi due dubbi. Ok, si stava arrabbiando. Meglio andare. C'è forse qualcosa qui? Ok. Perfetto, andiamo. A ogni inizio edificio faccio almeno vedere il primo. Perfetto. Allora, noi dobbiamo entrare qui. Il frammento di luna scura, ve lo dico già. Topo dorato! Nel primo Luigi's Mansion c'era pochissima probabilità di trovarlo nei corridoi. Mi pare dobbiamo aprire questo cancello. Noi ci riusciamo ad aprirlo, solo che è un livello un po' più alto. Oh, soldi. Ecco perché dobbiamo riparare l'idrogeneratore. Ve lo dico già. Il frammento di luna scura si trova proprio in cima all'albero. E non è semplice da arrivare al centro dell'albero. Facciamo un po' di tiro a bersaglio. Soldi. Altri soldi. Ok, ci serve un altro di questo.
Tranquilla, tra poco andiamo avanti con la missione. Tiro più bello d'Italia. Cioè del mondo. Oh, ce l'ho fatto. Perfetto, andiamo avanti. Dobbiamo andare all'idrogeneratore. Perfetto. Vediamo un po' se riusciamo a catturare. No. Vabbè. Ricordatevi di sto coso. Sarà importante per la prossima missione. Iged. Ops. Ho storto un po' la telecamera, vabbè, questa non l'ho visto. Proprio come temevo. L'idrogeneratore è in buone condizioni, quindi la pompa di idraulica a essere ostruata. Perché non vai a controllare il serbatoio idraulico sul tetto? Ovviamente dobbiamo andare, controlla l'idrogeneratore, missione completata. Dobbiamo andare al piano 4. Here we go. Chiave. Che apre una porta laggiù. La porta dall'altra parte. Abbiamo qui un oggetto. Che ci porterà a un bu. E uno, e due, e tre. Chi non ama il bambù? Sicuramente tu. Zona un po' scomodo per cacciare un bu. Vabbè. Ovviamente si è ripreso. Dove sei Luigi, ok? Fuck. Se non lo sapete, la voce dei Pooh. No, non mi ricordo. Ah no, è la voce dei Twomp che ha la voce, cioè, di Wario rallentata. No, ok. Meno male. Pensavo che era come tipo. Mi ricordo la biblioteca, non mi ricordo, vabbè. Oh, osso d'oro! Abbiamo preso un bel gruzzolo allora. No, perché io non lo vedo, vedo soltanto ciò che vedete voi. E davanti c'ho una pila di giochi che sorregge la telecamera. Cioè, in pratica ho fatto una specie di trick. Cioè, una. Ma che trick? Vabbè. Ok. Visto che la telecamera è bassa e a me mi serve che è alta, visto che punta in basso, il mio sorreggi telefono punta in basso, allora faccio questa scala così punta in basso e punta proprio dove sta il Nintendo. Allora, qui ci serve l'acqua. Allora, saliamo. Ma come facciamo ad arrivare di là? Facilmente, così, c'è un tappetino lì. Perfetto. Vi avverto che farò un video tra poco. Con un annuncio, ecco. Qui c'è un fantasma. No, quasi. Maledetto. Dai, forza, vieni. Provo a aspirare quella pala. No, viene proprio da fuori un fantasma con la pala. Oppure lo stesso. E cominciamo con il nostro primo fantasma nelle Torri Tetre. E non sarà mica il primo. Qui sì che ci sono nuove specie di fantasmi. Ce n'è uno. Ce n'è uno di preciso, è rosa. Lo vedremo nella quinta missione di questo livello. Ormai tutte le magioni hanno 5-6 livelli. 5 livelli e un boss. Ricordatevi di questo coso. C'era una rana che saltava. Aspetta un attimo, c'era una rana. È scomparsa, vabbè. Ricordatevi di quel posto.
che sarebbe qua, ma io non lo faccio. Signori, qui sotto c'è la nostra primissima gemma, che ha pure trapassato il soffitto di quella stanza. Vabbè. Soldi, cioè un soldo. Pipistrello dorato. Perso. Non era detto che era perso. E ci scordiamo la missione d'oro, vero? È vero, mi sa che prima... No. Boh, mi ricordo male. Aia, meno male che non toglie cuori. Andiamo avanti. Ah, sta stanza. Come ci hanno guardato. Aiuto. Muori. Tranquillo, ce l'è per tutti. Perfetto. Eccomi, sono un attimo dovuto andare al bagno. Cosa fa questo che non mi ricordo? Vabbè. Attenti a sto buco, perché è un troll di Nintendo proprio. La Nintendo ci vuole male. Vabbè. Ecco, ecco che succede se per caso... Perfetto. Ok. Preso senza che se ne accorgesse. Non scappi dopo dorato, non scappi mica. Fantasmi. No. Ahia. È un po' difficile tenerli due, soprattutto di questo livello. Quando si dividono è brutto. Vabbè. Perfetto, allora qui c'è un'altra gemma, come raggiungerla? Intanto qui, dove lo dico, qui c'è una stanza che vedremo in uno dei prossimi episodi, penso, non mi ricordo, non è che mi ricordo tanto le missioni. Allora, bisogna andare qui, la porta si chiude qui, per prendere quella gemma bisogna andare qui, andare avanti, attenti a queste punte. Andare qui. Attenzione a non cadere. E non bucare. E mi sembra che sia qui. Ci siamo. Fate così. E presa la gemma. Seconda gemma di questo mondo. Cioè di questo livello. Di questo. Di questo edificio, ecco. Poi ecco che succede. Oh no, no, ce l'avevo quasi fatta. Cosa c'è qua? Ok, un'altra stanza con due fantasmi con gli occhiali questa volta. Per favore non buchiamo il palloncino. Perfetto.
siamo quasi arrivati. Non dovevo aspirare la vabbè. Si sente uno strano odore di melma, qualcosa. Infatti eccolo qua. Qui, come fare? Tu ti metti qua. E ne attivi solo due. Fai così. Questo è un trick che avevo nominato in Luigi nell'analisi del trailer di Luigi's Mansion. In pratica, se siamo qui, non possiamo attivarle. Infatti, come Luigi, forse può servire a questo. Che in pratica lasci come Luigi lì e con Luigi originale vai lì. E sono tutti attivati, tipo. Ok. Perfetto. Lasciamo il secchio qui. Perfetto. Perfetto. Il macchinario è stato riattivato. Adesso tutto funziona in questo edificio. E quel coso dove non potevamo attivare adesso è attivo. Ma i fantasmi possono attraversare l'acqua? Boh. Era di sì? Non lo so. Ed ecco qui che si alza e possiamo finalmente andare nell'albero. Ripara la pompa di idraulico sul tetto. Perfetto, Strambeck. Missione completata finalmente. Fantastico, ragazzo mio. Il flusso d'acqua si sta normalizzando. Normalizzando? Bene, tutti i picchi. Bene, ti pixel trasporto subito al bunker. Sono un minuto. Perfetto. Che succede? Melma. Qualcosa di grosso. Qualcosa di grosso sta arrivando. Che schifo, ha scureggiato. No. No! Non mi è mai successo qui il bug! Sentite! Non si sentono i suoni! Vi giuro, non mi è mai successo in questo livello, sempre nel primo, sempre solo nel primo! Questa è in assoluto la prima volta che ci gioco e mi si blocca così l'audio. Comunque, fantasma catturato. Dai, per favore, ecco, tornate, suoni. Ecco. Signori, fine missioni, senza suoni. Hello? Oh, oh, quel fantasma era bello grosso, ma l'hai sconfitto senza problemi. Ti riporto indietro, attento al cappello. Oh, sono tornati i suoni, mi sa. Strano, però, di solito mi è sempre successo nel primo livello, non in questo livello. Poi dopo il livello non ho mai incontrato strani suoni, strani. 65 cuori. Argento. Però combo. Eccoci tornati al laboratorio. Ben fatto, Luigi. Vediamo questo nuovo fantasma. Nuova gemma raccolta, nuova gemma raccolta, nuovo fantasma catturato, nuovo bug catturato, 586 di bottino, ci siamo quasi a 4000, soltanto poco. Per tutti i microscopi, non avevo mai visto una specie così prima d'ora, e grazie di aver ripristinato il flusso d'acqua.
Se alla fine ti rendi conto che cacciare fantasmi non fa per te, hai un futuro da idraulico. Sarai felice di sapere che il sistema delle torri tetre è tornato a funzionare quasi a pieno regime. Ho anche delle novità riguardo al frammento di luna scura. Ma perché non fai una pausa? Sei matito di sudore o forse acqua. Perfetto, signori. Prossimo episodio sapremo di più del frammento che vi ho detto che si trova in cima all'albero, proprio nella chioma. Sopra la chioma, mi sa. O dentro, vabbè. Prossimo episodio, il cancello girandola. Vabbè. Adesso che hai ristabilito il flusso d'acqua delle torri, possiamo riprendere la ricerca del frammento di luna scura. E ora ho un'idea più precisa di dove si trova. Là sopra, ciao a tutti ragazzi.